le migliori proposte dal mondo dell'arredamento. A Cosmit, l'attesa fiera del mobile a Milano, tornata dall'8 al 13 aprile a Fiera Milano Ro, con ben 20 padiglioni interamente dedicati alle ultime novità di settore. Un successo che si rinnova fin dal 1961, promuovendo l'eccellenza ed incentivando l'esportazione del mobile italiano all'estero, anche grazie alla presenza di buyer stranieri. È un'azienda che affonda le radici in una vetreria di famiglia che è stata fondata alla fine degli anni 30. Quindi ha una lunga storia nella lavorazione del vetro. Ha iniziato il mio nonno insieme a mio bisnonno a lavorare il cristallo in un piccolo laboratorio alla fine degli anni 30, per poi pian piano sviluppare l'azienda. E nei primi anni 70, nel 72, è nata Glass Italia. Noi partecipiamo al Salone del Mobile dal 1973, quindi diciamo che per noi è più che normale, ecco, partecipare a questo evento. È l'evento più importante di tutto l'anno. Qui raccogliamo i frutti di tutto il lavoro fatto di sviluppo, di ricerca, di collaborazione con i designer, fatti insomma in mesi e mesi precedenti, e quindi è un appuntamento che non si può saltare. In Italia il mercato non è ancora frizzante come si vorrebbe, però facciamo un grosso lavoro sul mercato estero, soprattutto stiamo avendo un trend di crescita importante sull'export, che va a compensare un po' la situazione ancora difficile che abbiamo in Italia. Solo questo nuovo prodotto per Glass è una vetrina, uno scrigno, una vetrina e una lampada, cioè ha tante funzioni all'interno di sé. E l'ho chiamato Solo perché è un prodotto così iconico, molto pulito. La caratteristica è quella che ho trovato nell'azienda Glass, è quella di lavorare insieme con delle tecnologie anche diverse, quindi il fatto di aver utilizzato questo vetro curvato è una grande opportunità per loro, e la manifattura che ho trovato in Glass è veramente speciale.